Carrozzeria Zucconi, a Mantova, in via Maestri del Lavoro. Polisport, distributore di articoli sportivi tecnici, produce le scarpe da calcio VPS in vera pelle e fatte su misura. Risolvono problemi di vesciche, talloniti e tendiniti. Possibilità di personalizzazione con scritte e colori a vostra scelta. Vieni a provarle da Polisport a Mantova. Buonasera amici sportivi, benvenuti a Calciomania. Oggi è speciale, finali e playoff, il racconto del martedì con il calcio dilettantistico e giovanile mantovano. Ora vi accompagna verso le partite più importanti, quelle che da settimana scorsa si stanno svolgendo sui campi mantovani, e oggi iniziamo a raccontarvele con dei gol decisivi, eliminazioni già appurate, quindi gioie e dolori a convivere in questa puntata. Con me, come ogni settimana, c'è Giacomo Lasagna. Ciao Giacomo. Ciao Matteo, ben trovato, buonasera. Tra i tanti gol che vi facciamo vedere, Giacomo, possiamo anticipare e dovete stare lì, sì. Non c'è Champions che tenga, ce n'è uno pazzesco di terza. Splendidi, splendidi, parecchi anzi direi, è stata veramente una bella partita, Supercoppa ovviamente stiamo parlando, tanti bei gol che con la categoria c'entrano poco, quindi ci sarà da divertirsi. Stuani da copertina, dovete attendere 20 minuti, mezz'ora. Allora, do il benvenuto al cannoniere della Governolese, ha deciso il primo turno playoff, la semifinale, chiamiamolo così, con la Verolese. Benvenuto a Augusto De Freitas. Ciao Augusto. Buonasera, buonasera. Ha deciso l'1-0 e domenica, o meglio sabato, la Governolese andrà a giocare con la DAC. L'altra mantovana vincente nelle fine settimana in prima categoria, il Curtatone. Abbiamo con noi l'allenatore, do il benvenuto a Matteo Tenedini. Buonasera. Ciao Matteo. Buonasera a tutti. Sorride anche nel settore giovanile l'Asola, che ha sconfitto a sua volta la Governolese nei quarti di Coppa Faveri. Con noi c'è il direttore sportivo del Vivaio Biancorosso, Paolo Salvi. Ciao Paolo. Grazie, buonasera. Allora, qui sorridono tutti, fra poco, perché sono ancora tesi dalla adrenalina in corpo. Iniziamo con la Serie D, come di consueto, c'è un sorriso completo a 32 denti, quello del Castiglione, e c'è un'amarissima retrocessione. Vediamo com'è andata nei servizi. Spalti gremiti, fumogeni e una coreografia degna della categoria superiore. Una festa nella festa, insomma. La città loisiana si è stretta intorno ai suoi beniamini, riempiendo i lusetti e salutandoli al termine di una stagione dominata. Solo applausi per la truppa di Del Piano, che dopo la strepitosa cavalcata iniziata a dicembre ha giustamente voluto dare spazio a chi ha giocato meno. Ecco quindi Lassandro in porta, Tonini esterno basso di sinistra e Oliboni, ai quali si sono giunti ad inizio ripresa anche i giovani Bottoli e Camilli. Finisce con un giusto pareggio la sfida contro il Seregno, che per buona parte del torneo è stata l'avversaria principale di questo Castiglione prima di crollare completamente nell'ultimo mese e mezzo. I Brianzoli, dal canto loro, hanno dimostrato dinamismo e compattezza per tutti i 90 minuti, non rinunciando ad offendere nonostante l'inferiorità numerica che li ha accompagnati per un'ora abbondante. L'episodio chiave si registra infatti al 32esimo, quando Liboni, dopo una corta respinta dell'estremo ospite su tiro di Tonini, si avventa sulla sfera, venendo però travolto dallo stesso. L'arbitro acquapendente di Genova opta per il rigore e le espulsioni, nonostante le vibranti proteste dei biancazzurri. Dal dischetto si presenta Cazzamalli, che si fa però ipnotizzare dal bravo Sorriente. Ad inizio ripresa è proprio l'ex Pro Piacenza a farsi perdonare, infilando il 12 ospite con un preciso tocco che manda in delirio i tifosi. A questo punto i padroni di casa, già appagati, si rilassano concedendo campo al Seregno, che pareggia al 70esimo grazie ad una perla di Iori che da lontano lascia partire un bolide che non lascia scampo a Lassandro. Ultima azione degna di nota, la traversa colpita da Comi 7 minuti più tardi. Poi è pura accademia. Al triplice fischio, ultimi saluti e buffet offerto ai presenti dalla società. Arrivederci alla prossima stagione. Tutto il peggio del vocabolario calcistico racchiuso in 90 minuti, pokerissimo subito, disfatta e retrocessione. La Castellana esce da Olginate con le ossa rotte e il matematico addio alla Serie D dopo 10 anni. L'Olginatese surclassa 5-0, una Castellana mai in partita con le energie nervose totalmente assenti. Apre la Ribia al 15esimo del primo tempo e se la prima frazione vede i biancazzurri reggere in qualche modo, la ripresa racconta lo sprofondo. Altri 4 gol subiti, Mazzini raddoppio al 50esimo, Tris di Bianchimano al 74esimo, poker firmato all'80esimo da Formigoni.
chiude il pomeriggio da incubo la doppietta di Bianchimano al 93esimo minuto. Adesso è il tempo di studiare la ripartenza che dovrà giocoforza nascere dai punti chiave di un decennio meraviglioso. I Pedersani, Viola, una società coesa e la mission della valorizzazione dei giovani. Dunque la Castellana saluta dopo dieci anni meravigliosi, lo sottolineiamo, la Serie D, speriamo che sia un rivederci a presto, non c'è da far drammi, lo diciamo ormai da qualche settimana, da quando più o meno il verdetto era nell'aria, ci può stare una caduta dopo tanto tempo, serve ora magari capire qual è il modo migliore per ridare slancio a un movimento, a un bacino che ha dimostrato di essere da Serie D. Giacomo, con la classifica che adesso la regia ci manda in onda, certifichiamo quelli che ormai sono i titoli di coda, anche se manca una partita alla Castellana per questa Serie D. Castiglione non aveva niente da chiedere alla partita col Seregno, la Castellana, partirei anche con te da questa considerazione, nonostante tutto il brutto di questa stagione è a soli 6 punti, quindi a 2 vittorie dalla speranza di quantomeno essere in play-out e magari chissà un ripescaggio anche. Sì, hai ragione, è stato un ottimo girone di ritorno quello per la formazione di Torresani, capace di totalizzare una ventina di punti, troppo pochi però, come si diceva prima, quelli totalizzati all'andata. Rimane il rammarico per aver chiuso forse nel peggiore dei modi, no? Un'avventura che comunque è stata meravigliosa, ricordiamo che la Castellana si è tolta delle soddisfazioni straordinarie per un comune come Castelgofredo, insomma alcuni risultati in questi anni, ricordiamo con molto piacere 1-0-5 nei play-out a Trento, insomma poi sfide molto caratteristiche come per esempio contro il Pisa, alcune delle quali anche giocate in maniera abbastanza in maniera gagliarda, ecco. Rimane Mantova del resto. Esattamente, il Mantova. Rimane veramente l'amaro in bocca perché la stagione della Castellana era partita con tutt'altri presupposti, poi c'è stato ovviamente l'esonero di mister Cogliandro, la situazione che è precipitata poi verso la parte finale del girone di andata e ancora peggio nel ritorno nonostante la vittoria col Villafranca. C'è da ricostruire tutto, adesso ovviamente molti giocatori se ne andranno, probabilmente cambierà anche la guida tecnica e quindi è un'altra bella sfida, perché ricordiamo che adesso la Castellana andrà ad affrontare un campionato di eccellenza molto duro, molto tosto, con altre formazioni che sono delle autentiche corazzate, quindi il ritorno in Serie D è tutt'altro che scontato, dovrà lottare fino alla fine per ottenerlo, a seconda ovviamente anche dei programmi che ci saranno e degli obiettivi che si porrà la dirigenza. Insomma. Ve li racconteremo appena possibile. Matteo Tenedini, l'allenatore del Curtatone, compromesso tutto nelle prime 10-15 giornate? Diciamo che all'andata hanno fatto 10 punti e diciamo sono un po' pochini per arrivare all'obiettivo salvezza. Poi ritorno ne hanno fatti una ventina e potevano essere in media per potersi salvare o quantomeno fare i play-out. Purtroppo tante volte l'andata compromette l'intero girone, non sempre riesci a recuperare o a rifarti nel girone di ritorno. Augusto De Freitas, da esterno, da come dire anche osservatore, che idea ti sei fatta di questa stagione della Castellana? Aveva la possibilità magari di rimettersi in sesto, ricordiamo anche quelle due determinanti, va detto, partite di guida tecnica di Lampugnani, che in qualche modo non è stato mai totalmente insignito di quel potere, insomma quei 6 punti persi pesano. Cos'è mancato secondo te la Castellana? È vero, dopo 10 anni che disputano una Serie D, arrivare a questo momento veramente per la società, per i tifosi, per la piazza, tutto è duro. È quello che ha detto il mister adesso, hanno fatto un girone di andata male, dove hanno raccolto 10 punti e alla fine è pesato, vedi, però la classifica era corta, mancava 2 vittorie, magari se a dicembre prendevano magari 2 o 3 giocatori. Magari De Freitas. Sono andato anche a parlare, però va bene, dai, adesso è come ha detto Giacomo, è un campionato duro, eccellenza, tosto e quindi bisogna fare una buona squadra. Bisogna far quadrato e ripartire. Paolo Salvi, un po' 2 secondi sull'Asola, anche magari la stessa dinamica che ha visto entrambe le squadre avere un avvio molto difficoltoso e raccoglierne gli amari frutti oggi. Diciamo che quest'anno si pagava tutti il taglio di una categoria, sì. Quindi la Castellana si è trovata in una mezza C2.
a dover affrontare la mezza C2. Noi ci siamo trovati con già squadroni di Serie D. Sì, sì, e sì. Se le cose cominciano a non girare nel verso giusto, noi abbiamo buttato via un sacco di punti all'inizio, magari giocando bene e pareggiando soltanto, oppure perdendo alla fine con magari espulsioni un po' così. E quindi ci siamo trovati sempre a dover rincorrere. C'è stato un momento in cui c'è stata una reazione, ma non è bastato, perché tra infortuni, squalifiche e quant'altro abbiamo pagato molto assenze pesantissime, come quella di Zampedri, Olivetti a tutta l'andata l'ha persa. I nostri attaccanti, Buoli, parecchi mesi fuori per un problema serio. E poi anche Coppiardi, quindi non avevamo neanche... L'annata che diceva male anche da quel fronte. Poi va detto che arrivi a un certo punto, se hai un gap da recuperare non puoi più sbagliare una virgola, e ovviamente al primo errore psicologicamente difficile. Pubblicità, poi Governo Lese, tra poco. Bentornati a Calciomania, speciale finale dei playoff. Siamo alla promozione, la DAC pareggia e conquista la finale, bastava il minimo risultato, c'è stato anche un errore dal dischetto di Bertolini, comunque mai in sofferenza la DAC di Marco Goldoni, e attende ora la Governolese, sarà un super derby a Ostiglia sabato, vediamo come se l'è cavata la Governolese. Ascoltate che musica attendeva in campo Albicini e gli 11 rossoblù. Augusto De Freitas lancia la Governolese al super derby con la DAC nei playoff di promozione. Il corazziere rossoblù è il match winner della sfida dei Pirati alla Verolese. L'11 di Marzio Storti poteva contare sul fattore campo e sul doppio risultato utile, ma vince con merito la sfida ai bresciani, decisa al 29esimo del primo tempo dal possente numero 9 rossoblù. Primo tempo da padroni del gioco, seconda frazione di controllo senza sbavature, con un Modena pressoché inoperoso. Storti in avvio si affidava al 4-2-3-1, Salardi l'uomo chiave per la creazione del gioco e la messa in difficoltà degli ospiti. De Freitas e Alberti ci provano in avvio, la giocata decisiva arriva però poco prima della mezz'ora, con il centravanti a sovrastare difesa e portiere e buttare dentro di forza l'1-0 per i mantovani da cross di Salardi. Ripresa con la Verolese a giocarsi il tutto per tutto, ma Governo è capace di difendersi con ordine. Storti dà fiato agli esterni inserendo Catbane e Avanzini per Recchia e Alberti. L'ex Mantova e Castellana getta al vento clamorosamente l'occasione del possibile raddoppio. Forcing finale della Verolese, ma Modena non corre seri pericoli. Poi è solo festa Pirati. Sabato ad Ostiglia, la partita dell'anno. Niente, siamo solo all'inizio, è la prima partita, due bellissime squadre, una bella partita, siamo stati più bravi noi, abbiamo fatto gol, siamo passati. Questo è una bella soddisfazione per il calcio mantovano, perché noi e la DAC ci confronteremo domenica o sabato per una bella partita, è un bel derby e soprattutto è un derby che sicuramente permetterà una delle due squadre a tentare di arrivare fino in fondo. Nel primo tempo, controllata nel secondo, tutto sommato mai senza andare in difficoltà. Direi di sì, abbiamo gestito la partita al meglio, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, abbiamo avuto già prima un paio di opportunità, poi una volta che siamo andati in vantaggio siamo stati bravi a gestirla, i ragazzi hanno interpretato la gara al meglio senza mai allungarsi, siamo sempre rimasti compatti e la dimostrazione è che la Verolese ha avuto un paio di occasioni solamente su calci piazzati, perché altrimenti su gioco non si sono mai resi pericolosi. Come si può battere adesso la DAC? Per battere la DAC servirà una grandissima partita,
perché sono una squadra che sicuramente è difficilissima da battere, e lo dimostra il fatto che abbia subito pochissime reti in tutto il campionato. Quindi sarà una partita durissima, noi andiamo fiduciosi, cercheremo di giocarci le nostre carte e poi che vinca il migliore. Eravamo preparati proprio in questa maniera, siamo diciamo partiti con un centrocampo 3 un po' più di copertura, abbiamo messo inserito Valenti rinunciando rispetto a domenica scorsa ad Avanzini, proprio perché sapevamo che potevamo avere a disposizione due risultati. Ovvio che abbiamo fatto bene lo stesso, siamo stati molto pericolosi anche nel primo tempo, creando il gol di Guto, che secondo me ha fatto davvero una gara molto molto importante, la punta che abbiamo preso a gennaio. In questo momento diciamo che è un po' il nostro valore aggiunto, effettivamente, perché sta facendo veramente molto molto bene. Devo fare un grazie a tutti quanti i ragazzi, per stanno mettendo tutto quanto, quello che possiamo dare, quello che possiamo avere in corpo fino alla fine. Andremo a Ostiglia sabato prossimo a giocarcela fino in fondo. Finalmente anche per il calcio mantovano una bella soddisfazione. Sicuramente una finale tutta mantovana è una cosa da tanti anni che non avveniva in promozione, per cui sicuramente andremo là in tanti, con tanti tifosi. Sarà una bellissima giornata di sport e speriamo che sia anche positiva. Sicuramente DAC Governolese è l'epilogo che tutti auspicavamo, sognavamo. Adesso ce lo godremo da esterni, poi i tifosi guardano dalla parte dell'altra. Sabato ad Ostiglia, ore 16. Giacomo, meritata, non ha mai sofferto la Governolese, forse anche meglio del previsto, perché la Verolese insomma non era l'ultima arrivata, sì. E Albicini non ha praticamente mai rischiato di portare a casa il bottino pieno. Esatto, la Verolese tra l'altro era partita con obiettivi decisamente importanti. Quest'anno ovviamente il salto di categoria era nelle corte, diciamo così, dei bresciani. Parlando ovviamente della Mantovana, non può che far piacere, ormai non ci resta che sederci in tribuna da sabato e gustarcela. Governolese che secondo me ci arriva bene, ci arriva con la testa giusta, viene da un ottimo periodo di forma, segna parecchio, si difende bene con ordine, subisce pochi gol e chiaramente adesso può anche giocare, a mio avviso, col vantaggio che, non avendo nulla da perdere, può giocarsi veramente tutte le carte che ha. Sarà dura, perché è vero che anche vero che la DAC ne prende pochi di gol, cioè da dire, la migliore da dire difesa, quello, la migliore difesa in assoluto. E quindi Guto avvisato, amico, dovrà fare gli straordinari sabato. Comunque no, veramente sarà una grande partita e, come diceva sotto giustamente il presidente Guernieri, una delle due mantovane almeno potrà accedere al terzo turno, che significa veramente essere un passo dalla promozione in eccellenza. Non ci aspettiamo dunque un 5-5, sarà una partita molto tesa, pochi gol, ovviamente anche un playoff, quindi ci si gioca tutto. Augusto, 8 reti da gennaio ad oggi a Governolo, arrivavi da 8 gol a Cerea, insomma, complimenti intanto. Hai deciso anche il playoff, partita, insomma, l'avete giocata come volevate, diciamo così. Grazie. Sì, è una partita dove abbiamo preparato benissimo, sapevamo che avevamo due risultati a favore, però non ci abbiamo pensato, perché è una cosa che si può anche cascare, no? Quindi siamo entrati proprio cattivi a cercare subito i gol per dopo dare una tranquillità, che alla fine, vedi, abbiamo rischiato poco e siamo riusciti ad andare in vantaggio e adesso siamo in finale. Che idea hai della DAC? L'hai già vista? Dove può vincere la Governolese o dove la DAC può far male la Governolese? Cioè, cosa temi anche della DAC? Guarda, io l'ho affrontato la DAC, c'è stata la mia seconda o terza partita qua a Governo, sì. Abbiamo perso là da loro 2-1, siamo andati in vantaggio e dopo abbiamo preso 2 gol. Però il nostro portiere si è fatto male subito, Pietro Modena, è dovuto uscire nel primo tempo. Sì, è una squadra che si difende molto bene, poi hanno anche una ripartenza veloce, però come ha detto Giacomo, la Governolese è in un momento buono, che si sta trovando pronto, e quindi speriamo una bella partita. Sicuramente. Giacomo, l'hai messa anche nei pronostici? DAC Governolese? Sì. Quindi tra un quarto d'ora saprete come si espone Giacomo. Matteo Tenedini, eri al Vicini, partita, correggimi se sbaglio, sempre in mano dei Pirati? Sì, ho visto tutta la partita, è sempre stata in mano ai ragazzi di Governolo. Sicuramente dall'inizio alla fine, primo tempo hanno avuto, come ha detto il loro mister, un paio di occasioni, in una delle quali
è stato bravissimo l'attaccante qua vicino a me, che ha fatto 3-4 contromovimenti prima di trovarsi da solo a colpire di testa su un calcio piazzato di Salardi, mi sembra. Sì. Secondo tempo hanno amministrato senza correre nessun rischio e a pochi minuti dalla fine Avanzini poteva raddoppiare, ha voluto scartare il portiere, purtroppo non ce l'ha fatta. Che partita ti immagini? DAC Governolese, tatticamente molto chiusa o magari ci sorprendono Goldoni e Storti? Sicuramente DAC Governolese sarà una partita... Da una parte c'è una squadra, quella del mio amico Marco Goldoni, che lo saluto perché lo stimo tantissimo, una squadra che prende pochi gol, dovrebbe essere la miglior difesa, sì, sì. Che ha un portiere secondo me tra i più forti del calcio dilettantistico mantovano, senza è un portiere fortissimo e che rischia pochissimo. Dall'altra c'è una squadra dove i singoli possono fare la differenza in qualsiasi momento e non ne hanno uno solo come Augusto, ma Alberti non è un giocatore da poco, Avanzini nemmeno, Salardi neanche. Quindi penso che la partita sarà dura e sarà equilibrata come hai detto tu prima, potrebbe sbloccarsi con un colpo dei singoli, ma magari la difesa, la squadra, il gruppo di Goldoni potrebbe portarla anche in porto. Una pillola, Paolo, la tua visuale su DAC Governolese. C'è una favorita? Ma io non avrei una favorita. Sono due buone squadre, ottime squadre. Forse il vantaggio della Governolese è l'esperienza di aver giocato già altre partite ad altri livelli, mentre la DAC ha un crescendo in questi anni, è stata strepitosa a tutti i livelli, anche nel settore giovanile, io conosco soprattutto il settore giovanile. Quindi sono due mentalità diverse che si affrontano, la squadra che ha un pedigree diciamo e quella invece emergente. È una bella sfida da vedere. Sarebbe da una parte un potenziale, perché non è assicurata con la vittoria la promozione, ma comunque un potenziale pronto ritorno in eccellenza, parlo della Governolese. Dall'altra sarebbe una scalata pazzesca, ancora più incredibile di quella finora raccontata, perché dalla terza sarebbe continuativa sino all'eccellenza, e qui parlo ovviamente della DAC. Scendiamo di un gradino, partita che ha fatto il tutto esaurito al Boschetto, prima categoria, Curtatone Marmirolo, pareggio premia la NAC, lo vediamo fra pochissimo, ma guardate anche quanta gente, ed è questo il bello del calcio dilettantistico di fine stagione, si è radunata al Boschetto. Ecco il servizio. Un meraviglioso spot per il calcio dilettantistico mantovano. Curtatone Marmirolo al Boschetto si è giocata davanti a quasi 500 spettatori. Una battaglia sportiva che alla fine premia la NAC Curtatone, ma fa uscire tra gli applausi un Marmirolo più che mai combattivo. Il primo snodo decisivo al 13esimo. Gallo stende Perinon in area. Penalty per gli ospiti e ammonizione per il difensore locale. Perinon dal dischetto è impreciso. Palo interno e gioia Curtatone. La NAC non si accontenta ma spinge sull'acceleratore. Il rullo le prova tutte per conquistare vittoria e accesso alla finale. Marmirolo in 10 dal 41esimo per l'espulsione di Santini. La partita finirà poi 10-9 per le cacciate nel finale di Rosa e Perinon. Il secondo tempo è ricco di emozioni, il finale esplosivo. Minuto 83, eccellente incursione di Saponaro dalla sinistra. Passarino calcia in rete, un rigore in movimento. Boschetto in festa, Marmirolo però mai domo. All'85esimo Tomasello è il più lesto e pareggia i conti, ma non basta. L'1-1 regge fino al triplice fischio. Sarà la NAC Curtatone di Tenedini a sfidare domenica il San Lazzaro. In un minuto e mezzo ovviamente non possiamo raccontarvi 90 minuti di tensione, forse anche più di 90 sicuramente. È stata una partita complicatissima, Matteo. È stata una guerra, come ho fatto la dichiarazione sul giornale, sicuramente. Prima di tutto dico che è stata una bella giornata di sport, come immagino che saranno le due del fine settimana. Perché il Boschetto era talmente pieno che non si vedeva da anni. Solo quello varrebbe. Sì, non si vedeva da anni tanta gente così al Boschetto. E quindi il nostro ambiente, la nostra società
I nostri sponsor, l'Ival fra tutti, il nostro comune con il sindaco Badolato che è sempre il primo tifoso ed è stato il primo a darmi i 5 dove è finita la partita. Hanno fame, hanno voglia di vivere questi momenti, di vivere queste gioie, delusioni, quelle che sono, ma vivere giornate di sport come quella che è stata domenica. Riguardo alla partita ti dico che è stata una partita divertente se uno non era tifoso di una delle due squadre. Io che ero l'allenatore, che sono l'allenatore del Curtatone, penso che ho perso qualche anno della mia vita e soprattutto nel finale ho rischiato quasi l'infarto. Perché, oltre al 90esimo. Sì, al 47esimo del secondo tempo, quando c'è stato quell'episodio dubbio dove nessuno da fuori capiva effettivamente cosa era successo e l'arbitro che ha arbitrato secondo me degnamente una partita estremamente difficile. E poteva anche perdere la testa prima, ma invece l'ha tenuta sempre in mano dall'inizio alla fine, dando anche diversi cartellini, gialli, rossi, ma la partita era impostata molto sull'agonismo, molto sulla cattiveria, molto sulla determinazione. Noi abbiamo sofferto l'esperienza di una squadra come il Marmirolo, dei giocatori che ha. E ci sono stati davanti fino alla penultima giornata, quando loro hanno pareggiato a San Lazzaro mentre noi abbiamo vinto 3-1 col Gonzaga, e quindi se sono stati lì davanti a lottarsi i primi posti fino alla fine vuol dire che hanno una squadra importante, che sono una squadra importante. Noi abbiamo cercato di mettere in campo quella che è la nostra forza, che è l'entusiasmo, che è il gruppo, che è la voglia di dimostrare, che è la voglia di non sentirsi mai appagati e la fame che abbiamo, perché, ripeto, se Curtatone è anni che non vede partite del genere, io mister e i miei ragazzi partite del genere le hanno vissute poche volte, quindi lascio te immaginare che fame abbiano di arrivare, di fare. Giacomo, ribaltiamo la visuale per un attimo, l'altra mantovana che, come diceva mister Matteo Tenedini, per tutta la stagione è stata tra il secondo e il terzo posto, prevalentemente al terzo, il Marmirolo, si vede scavalcare, quindi va al quarto, all'ultima giornata, e praticamente tatticamente e psicologicamente gli cambia il mondo, perché certo, quell'1-1 sentenzia che va avanti la terza e non la quarta, al di là dei nomi. Sì, esattamente, purtroppo Matteo ha avuto, come abbiamo testimoniato anche nelle settimane passate, ha avuto una flessione abbastanza importante in Marmirolo nell'ultima parte di stagione e questo ha permesso al Curtatone che, lo ricordiamo a proposito di favole, noi citavamo prima la DAG, ma quella del Curtatone, anche se fosse diversa in fatto i risultati, non lo è per quanto riguarda proprio la struttura, insomma una società che è dalla seconda è passata alla prima l'anno scorso, tra mille scetticismi è arrivata fino ai playoff, a giocarsi appunto con la DAC i playoff, quest'anno ha ripetuto in fatto di risultati la stessa identica stagione, arrivando appunto al secondo turno, quindi adesso dovrà dimostrare di che pasta è fatto, ma sono convinto che domenica sarà una grande partita. Marmirolo rimane l'amaro in bocca, perché chiaramente il passaggio di categoria, secondo me, dati gli acquisti, dati comunque anche il mister in panchina Alessandro Golo, che non è uno che, diciamo così, abituato a campionati di medio bassa classifica, esatto, è un peccato perché era partito con forte, rimane sicuramente l'ottimo campionato, ma è mancata la ciliegina sulla torta. Poi va anche detto che il Curtatone è in una, insomma, un terzo se non quasi metà parte di stagione ha dovuto sopperire, e qui chiedo conferma anche a Matteo Tenedini, ad una sequela impressionante di infortuni che hanno messo non la rosa ma proprio l'11 iniziale in grosso pericolo. I risultati poi lo testimoniano, perché l'avvio è stato difficile, ma essere adesso in finale, secondo turno playoff, dopo quell'avvio, come dire, è la risposta anche magari a quello che diciamo all'inizio della trasmissione. Sì, sicuramente, ti ripeto, l'avvio non è stato semplice, un po' perché magari tutto l'ambiente è partito un po' con i piedi alzati dovuti alla stagione dello scorso anno. E dopo ci siamo calati in fretta nella realtà, che era quella di un campionato più difficile dello scorso, abbiamo dovuto sopperire all'andata, come hai detto tu, a una lista di infortuni che non mi capitava da diverso tempo, e anche a livello di giocatori, anche a livello di giovani, che magari inseriti nella prima squadra, che potevano anche dare una mano alla nostra juniores, che purtroppo non ce l'ha fatta a salvarsi ed è retrocessa. Ma quindi abbiamo dovuto sopperire parecchio all'andata e stringere i denti e compattarci, e nel momento a novembre, quando abbiamo, dopo 3-4 risultati negativi, quando abbiamo incontrato San Lazzaro, Marmirolo, certo, Vigenzi, la Bassa, Bresciana, e lì è forse stato il momento decisivo,
perché abbiamo dimostrato quella che è la nostra reale forza, penso, a Cortatone, dove siamo, non ci siamo disuniti tra società, staff e giocatori, non ci siamo disuniti e abbiamo fatto quadrato e abbiamo cercato di non perdere la testa e di ripartire. Abbiamo lavorato bene in pausa invernale, dopo al ritorno i risultati... 8 vittorie di fila. I risultati aiutano, aumentano l'autostima e dopo, man mano che vengono i risultati, tutto è più facile. Però novembre... Lo svincolo. Novembre, fine novembre, inizio dicembre è stato lo svincolo che una società poteva anche perdere la testa, staff e giocatori potevano perdere la testa. Invece, no. Restare unito è stata la nostra arma vincente, diciamo, di quest'anno. Colgo l'occasione anche per ringraziare la società, Presidente Paolo Ferretti e Andrea Scaglioni per le immagini che avete appena potuto vedere in onda. Chiedo conferma, Giacomo, San Lazzaro, Cortatone, ce l'hai nei pronostici? Cortatone, San Lazzaro, sì. Allora fra poco vi diremo com'è andata, quindi adesso ci faremo tanti amici fra poco. Chiudiamo le tante partite di dilettanti con la Supercoppa di terza categoria, Trofeo Voce di Mantova. Intanto vediamo com'è andata la partita, poi lo speciale a fra poco. Ad alzare la Supercoppa al cielo è il Moglia, che conquista il trofeo Voce di Mantova per la seconda volta in 4 anni. Ma la festa è condivisa dalle due regine di terza, che in campo non se le sono risparmiate, ma che a fine gara hanno conquistato tutti con un terzo tempo all'insegna del fair play. Sul verde campo neutro di Goito a rompere il ghiaccio un missile terra-aria di Bomber Buonini, che centra l'incrocio e non può lasciare scampo a Zampolli. 1-0 Moglia alla mezz'ora. L'Olimpia non ci sta, rimette avanti la testa e un gol capolavoro di Stuani pareggia i conti al minuto 44. Bicicletta in aria pazzesca, una rete da archiviare e far rivedere a figli e nipoti. Ma le emozioni nel primo tempo goitese non sono finite. L'altro bomber bianconero in campo, Caramaschi, piazza la zampata e riporta avanti il Moglia al 46esimo. La ripresa vede un'Olimpia giocoforza proiettata in attacco alla ricerca del pareggio, ma la difesa dell'11 di Giacomelli contiene senza particolari ansie i pericoli. Il Pepe sta tutto nella coda. Minuto 80, il portiere dell'Olimpia Zampolli soccorre in area l'attaccante del Moglia a terra. Giglioli da metà campo, non ci pensa due volte e mette dentro il 3-1. Dopo un lungo conciliabolo tra giallorossi e bianconeri, al quale cerca di mettere ordine l'arbitro Fanni, si decide per l'autogol. All'84esimo autorete volontaria di Angelini, che chiude i conti sul 3-2 per il Moglia. L'arbitro Carlo Fanni fischia la fine, ultima direzione dopo 33 anni di carriera in AIA Mantova. Parliamo della partita, del gol meraviglioso di Stuani, tutto il resto dopo la pubblicità, tra poco. Bentornati a Calciomania, cari amici, siamo in terza categoria, Supercoppa Voce di Mantova, il Moglia va tutto l'Olimpia, adesso andiamo a vedere il dopo, le interviste a partire da Carlo Fanni, arbitro, è un simbolo, 1600 partite dirette nel Mantovano, ha dato l'addio alla giacchetta nera con quella partita, con Moglia Olimpia, partiamo da lui, poi gli allenatori. Non posso che essere io il primo il testimone proprio di questo spot, di questa attività che tanto mi ha dato in tutti questi anni, che ho perseverato nella carriera per 3 lunghi decenni con più di 1600 partite sul campo. Mia moglie dice sempre nei presi di parolacce in tutte, forse qualcuna era anche giustificata. No, io mi auguro veramente che ci siano tanti ragazzi giovani nella nostra sezione qui di Mantova, ma anche eventualmente in tutto il settore arbitrale italiano, perché questa possibilità mi piacerebbe che fossero in tanti a poterla avere, perché essere arbitro di calcio è veramente uno sport bellissimo. Per l'ultima ti puoi anche concedere un autogiudizio, com'è andata l'ultima partita? Bene, ero giustamente emozionato col pensiero dell'ultimo triplice fischio di questa lunga carriera, così è arrivato finalmente, giustamente, un po' di rimpianto per non poterlo più fare. Fischierò le partite dei miei figli d'ora in poi e continuerò ad andare a vedere gli arbitri giovani sperando di dare loro
un po' di esperienza. Concludiamo la grande, una stagione perfetta con una bella vittoria meritata e siamo contenti. Adesso c'è la seconda, ci prepareremo, programmeremo il futuro nel migliore dei modi per disputare una bella seconda. La partita di oggi? La partita di oggi secondo me il Moglie ha meritato, giocando anche bene, loro hanno trovato un bellissimo gol, però siamo stati bravi, meglio di loro. Ecco. Peccato per questa finale, ma una stagione da incorniciare. Sì, da incorniciare veramente, perché i ragazzi sono stati incommiabili. E anche stasera hanno dimostrato che questo campionato, che il campionato girone A l'abbiamo vinto perché meritavamo questa vittoria, perché sono stati bravissimi dall'inizio dell'anno, nei momenti di difficoltà ci siamo compattati all'inizio del campionato e piano piano abbiamo preso piede, ci siamo capiti, ci siamo compattati e abbiamo fatto una cavalcata bellissima e li ho ringraziati tutti anche a fine partita, perché sinceramente anche oggi hanno dimostrato che il campionato non è stato vinto per caso, ma meritatamente. E poi un gran gol. E poi gol così sono impagabili. Il ragazzo è bravissimo e sinceramente ha tirato fuori un gol che si vedono nelle categorie, ma molto molto più alte della terza categoria. Dunque bravissimo a lui. Gol del 3-1 lo dedico a mia figlia e a tutti quelli che mi sono stati vicino, a tutti i ragazzi, lo staff che abbiamo lavorato per questo grande traguardo e anche a voi che siete troppo simpatici comunque. C'è uno di fianco che è lì, perché... Ah, lo chiamiamo. Questo è il leader di questa squadra. La buonasera. Ha fatto la doppietta, buonasera. La double. Siamo, non è più incredible, ma l'è incredible. Qua siamo i due leader carismatici della squadra, non c'è niente da dire. Una soddisfazione. Noi non siamo fatti per le interviste, noi siamo fatti per bere, brindare, essere contenti, vincere, festeggiare. Vincere, su di noi c'è solo la classifica che si può dire adesso, no? Solo una squadra e si chiama classifica. Non possiamo non sorridere per questa meravigliosa intervista doppia bianconera finale. Tanto complimenti al Moglia che ha vinto, e adesso andiamo ad analizzare un po' le fasi salite di questa. È una bellissima esperienza da vedere la Supercoppa di Terza, devo dirlo, perché c'è poca tensione, si diverte e magari anche si può assistere a episodi come quelli divertenti che abbiamo appena visto. Vediamo la Moviola, iniziamo dall'episodio che poteva cambiare il match. Qui c'è un gol annullato, giustamente, perché è in netto fuorigioco l'attaccante del Moglia, l'assistente delega qui, come dire... invita Fanni a annullarlo, esatto. Giusto, da Giacomo, sì, da arbitro. In linea, ben posizionato, quindi sicuramente ha visto meglio di tutti, giusto annullarlo. Anche occhio nudo sembrava effettivamente irregolare la posizione dell'attaccante. Eccellente binomio delega Fanni. Allora, qui possiamo andare avanti e adesso andiamo a vedere l'altro succoso episodio, il gol. Qui chiedo al bomber in studio di commentarlo. Siamo in terza categoria, lo ricordiamo, e il gol non è propriamente da, come dire, ultimi della classe in categoria. Qui abbiamo il gol di Buonini prima, pardon, bellissimo anche questo sotto l'incrocio, sì. Quindi non ci può far nulla il portiere dell'Olimpia ed era scivolato, esatto, perde un attimo il passo in effetti, è vero e poi riprende, eccolo qua, sinistro secco sotto l'incrocio, meraviglioso anche questo. Stavo introducendo l'altro gol e chiedo magari a Augusto di commentarcelo, quello di Stuani, anche qui Stuani, poi parliamo anche di lui con Tenedini e Salvi. Ecco, qui non lo commento neanche, è meraviglioso, veramente, sotto l'incrocio, gesto atletico perfetto. Augusto, io non sarei in grado di farlo, lo premetto, ma non è facile per molti farlo. È vero, un bellissimo gol, si vede che ha coordinato benissimo, bisogna veramente non avere solo, no, il colpo, il tempo, no? Proprio di fare questa bella rovesciata, complimenti veramente. Matteo voleva proprio far così. Infatti l'ha pensata, sì. Giacomo, qui poi coefficienti di difficoltà altissimo, perché vediamo insomma la palla, è vero che è un bel cross, ma insomma la palla comunque è abbastanza, poi andare in alto così, prendere, impattarla giusta, metterla proprio dove per il portiere è impossibile arrivare, è veramente un grandissimo gol questo, forse il più bello di tutta la stagione dilettantistica. Assolutamente, allievo di Paolo Salvi, quindi parte del merito è tuo del gol di Stuani, Paolo. Disegnava molto bene, ma qui ha disegnato una meravigliosa... Ha disegnato una bella azione. Acrobazia. Lui ha dei colpi che in terza c'entrano poco, Paolo. Sì, assolutamente, infatti ha fatto categorie ben più alte, giocava in promozione col Casal Romano,
Devo dire che forse interessava anche a noi in quel periodo lì, essendo un 95, lì assolutamente con la terza non c'entra niente, quindi giustamente è andato in seconda, vediamo cosa gli riserva il futuro. Io Matteo, gli auguro ogni bene. Matteo, sottoscrivi, sì. Beh, al di là della bellezza del gol, anche del giocatore. No, ma il giocatore è uno dei giovani più validi degli ultimi anni, oltre a Casa Romano, ha fatto la promozione anche a Sarginesco. Quindi sicuramente in terza categoria c'è finito perché penso sia del paese, penso sì. Che abbia degli amici, ma vedremo, sono sicuro che si farà notare anche in seconda. O forse perché voleva fare un gol così può in darlo. Supercoppa, può essere. Andiamo a finire magari la Moviola, se c'è un altro episodio, se no andiamo oltre. Quello direi clamoroso, qui lo commentiamo. Allora, c'è il portiere portiere dell'Olimpia che soccorre l'attaccante del Moglia a terra, qui Giglioli, che ha dedicato il gol alla figlia poco fa in intervista, segna da metà campo e poi insomma qui ovviamente si cerca di rimediare, di mettere la toppa e arriverà l'autogol. Bravi anche arbitro e giocatore a non perdere, come dire, la calma. Forse se era campionato sarebbe stato più difficile. Sì, anche secondo me. No, però a parte gli scherzi, insomma, qui sul gol Carlo poteva fare poco, perché comunque nel senso, non avendo interrotto il gioco, addirittura si era pensato che fosse lo stesso arbitro, sentendo alcuni commenti dei giocatori dell'Olimpia, che stesse in pratica tirando i cosiddetti crampi all'attaccante. Il sorride perché questa ipotesi è nata dopo cena, quindi dopo non vorrei che il vino che hanno servito a Goito avesse, come dire, tramutato le opinioni, come che può essere anche l'arbitro. Essendo dello stesso colore la divisa, può darsi anche che, no, a parte gli scherzi, insomma, qui si può far poco, l'arbitro non ha fischiato, quindi il gioco è giustamente proseguito e Giglioli ha pensato bene di metterla dentro. Poi dai, l'autogol è, come dire, ha compensato. Certo. Campionato una pillola, Augusto, sarebbe stato più complicato poi riprendere il match in, come dire, in equilibrio e in tranquillità. È vero, è una situazione che sinceramente è difficile. Dai, ci ridiamo anche perché era una Supercoppa. Adesso andiamo con le tabelle di Giacomo, partiamo dalla top 11, la migliore formazione tra Serie D e playoff e playout. Guarda, ci sono tutti e due, De Freitas e Tenedini. C'è anche da dire che si è giocato poco questo weekend, quindi eravamo, diciamo, sotto questo punto di vista obbligati per quanto riguarda certe scelte. In porta ovviamente partiamo dal mister, comunque gli rendo omaggio allo straordinario lavoro che ha fatto quest'anno. Due stagioni, due playoff, esatto, secondo turno, quindi veramente grande lavoro, grande impegno e i frutti che ha seminato si stanno raccogliendo. Loschi, si diceva prima, uno dei migliori portieri del girone, di tutta la promozione, quindi di diritto in porta. Betto, l'altro giovane molto interessante, la DA, che poi la cerniera, diciamo così, del mezzo, costituita da Lonighi della Governolese, Barozzi e Sermi. Ricordiamo che si è giocato anche un play-out di seconda categoria. Il Sermi ha vinto 2-1 in casa della Don Bosco e quindi ha in pratica la salvezza in tasca. Tonini del Castiglione ha giocato poco quest'anno, si è messo in mostra domenica nell'ultimo match contro il Seregno, poi ancora Sermide con Sinisi, Valenti la Governolese e Cazzamalli in gol. E davanti abbiamo il nostro amico Augusto con Passarino, nonostante la capigliatura discutibile, possiamo così dire, anche se era una scommessa, dai, ci sta. Okay. E Rampani, uomo in più per quanto riguarda il Sermide. Siamo un gioco. Augusto, chi della Governolese inseriresti che non c'era in questa top 11, che merita di esserci, oltre a Lonighi e Valenti? Guarda, io dico che direi che il nostro centrocampo ultimamente stiamo facendo bene. A me piace tantissimo Marco Vecchi, è a centrocampo 94, che corre tantissimo. Dai, direi anche gli altri giocatori, poi c'è Avanzini, insomma, con la sua qualità, per carità. Però comunque sottolineo questo ragazzo, Vecchi. Marco Vecchi. Vecchi. Matteo Tenedini, se puoi, da mister, un altro che meritava magari rosso-blu di essere nella top 11. NAC, non te ne dico uno in particolare perché non avrebbe senso da mister dire uno in particolare. Sono 18 giocatori che difficilmente li cambierai con qualsiasi altra squadra, almeno per il gruppo che si è formato. Dopo i valori vengono dopo e comunque non mi lamento neanche di quelli, anzi. Okay. Però Matteo, confermi la pettinatura discutibile di Passarino. Pettinatura di Passarino, lui ha perso la scommessa e tutti lo prendevano in giro perché non la voleva mantenere. E alla fine invece si è dimostrato di parole e l'ha mantenuta. Io gli ho solo detto, guarda, io non ti dico niente, però con una pettinatura così devi fare una grande partita. Lui l'ha fatta, ha fatto gol, è stato uno dei migliori domenica, sicuramente è stato uno dei migliori.
Paolo Salvi, vediamo fra poco tutti gli highlights di Asola Governolese Juniores. C'è un ragazzo dell'Asola che metteresti nella top 11? Un ragazzo dell'Asola, della Juniores? Dei tuoi, sì. Il migliore della partita che è stato? Ci pensiamo? Difficile. Frisina che va sugli annali, Frisina, vediamo dai, fra poco. Frisina che vince e segna l'ultimo secondo. Assolutamente. Vediamo top e flop. Chi è nato meno, chi è nato bene e non ci stava in questa top 11? E beh, qui, allora... Abbiamo Stuani, non poteva non esserci, perché per il gol meraviglioso. Poi abbiamo la premiata ditta Giglioli Marazzi, che insomma... Non per l'intervista. Solo per l'intervista. Fanni per omaggiare la sua 1600esima direzione. E l'Asola Juniores. È la grande impresa dell'Asola Ha battuto i campioni della fascia B, la Governolese. Esatto. Non ha battuto, adesso lo vediamo fra pochissimo. Castellana dietro la Lavagna. Sì, la Don Bosco, anche per insomma la gara della stagione è stata in parte fallita, perché trovarsi sotto di due gol dopo 35 minuti non era semplice, ribaltarla, quindi magari l'approccio un po' sbagliato. E per i non, una giornata negativissima, ha sbagliato il rigore, si è fatto cacciare, in più il Marmirone insomma è uscito dai playoff, quindi ecco, una giornata, una domenica negativa dopo tante altre invece aveva disputato da protagonista. Assolutamente. Pronostici, vediamo come è andata settimana scorsa con i pronostici di Giacomo. Allora, DAC Calcinato perfetto, Governolese Verolese perfetto, erano difficili. Curtadone e Marmirolo l'hai sbagliato, eccola, ci sono interline Giuseppe Varotti dalla regia, ma credo che non si lamenti Matteo Tenedini. Don Bosco Seramide l'hai presa, non era facile questo due secco. Sì, però ho fiducia, avendoli anche arbitrati i ragazzi del Seramide quest'anno, mi hanno fatto una buona impressione, ed è un po' strano trovarli lì, perché l'anno scorso ricordiamo che avevano lottato per gran parte del campionato per grossi obiettivi, quindi magari quest'anno una stagione un po' più complessa, ma insomma la salvezza penso che sia ampiamente alla portata. Salutiamo gli amici della Don Bosco, andiamo nei prossimi pronostici, così chiedo anche ai nostri ospiti di esporsi, chi può ovviamente. DAC Governolese X, ringrazia sentitamente Augusto. Allora, a te direi che evito di chiederlo, perché due? Assolutamente, è quello che serve a noi. Matteo, ti puoi sbilanciare? DAC Governolese? Io ti direi X2, però non so se l'accetti. X2 va benissimo, X2 ce la segniamo. Okay, Paolo, salvi. Anch'io X2, allora. X2. Se posso la doppia me la gioco. Quindi insomma, fan contenti un po' chiunque, perché anche la DAC con l'X andrebbe avanti. San Lazzaro Curtatone, Giacomo qui X dice. È una bella partita, anche questa equilibrata, secondo me sarà molto simile a quanto vedremo sabato in DAC Governolese, perché... Insomma, possono essere è anche vero che il risultato di pareggio non accontenta Matteo, quindi qui daranno il 110%. Qui ovviamente lui dirà 2. Augusto, da esterno cosa puoi dire? Tifi Curtatone? Sì, Curtatone. 2, vicinanza. E Paolo Salvi? Ma io lì sbaglio, quindi dico 1. Ah, ok, quindi dice che sbaglio, dice 1, va bene. Ok, andiamo giù, Medolese e Voltesi, mi dici 1. Sì. Io devo dire 2 per par condicio, amici ci di sta, volta, ci insomma. Sta. Qui qualcuno si vuole sbilanciare? Matteo. Ma io ti dico, beh, ho amici in entrambe le squadre, ecco. Però ti dico Medole, dai. Medole, Medolese, uno. Sì, io. Paolo, ti sbilanci? O... Volta. Parco condicio. L'ultima era l'altra, terza categoria, Pievese Malavicina. Qui non ti sbilanci, però c'è una pioggia di gol. Marchio Modenesi di Fabbrica. Sì, secondo me ci saranno tanti gol. Ricordiamo, ci saranno anche tante altre partite molto interessanti. Sì, Rodrigo Cavrian Ponti, ad esempio, nel girone A di terza. E nel B invece, se non è Real Bagnolo River, che lì sarà ovviamente tiferai Bagnolo. Certamente. Pubblicità, poi Asola Governolese Juniores tra poco. Eccoci bentornati a Calciomania speciale finali playoff, un quarto di finale, una partita bellissima, è andata in scena allo Schiantarelli. L'Asola Juniores provinciale batte all'ultimo respiro 3-2 la Governolese campione regionale fascia B. Ecco il servizio. Il gol di Frisina al 95esimo di gioco del quarto di finale di Coppa Favre, Asola Governolese. Se lo ricorderanno in tanti, l'Asola certamente che vola in semifinale grazie al gol all'ultimo respiro del baby biancorosso. Così come del resto la Governolese che finisce qui di pregustare il bis campionato Coppa. Vince l'Asola 3-2 al termine di un quarto bellissimo, una vera e propria finale anticipata. Puddu porta avanti i biancorossi allo Schiantarelli al 21esimo. Asola in grande spolvero in avvio,
3 minuti più tardi è 2-0 con la firma di Ottolini. Esposito al 36esimo riapre il match, accorciando per i Pirati. A 8 dal 90esimo arriva il pareggio governolese con il gol del 2-2 di Raspatelli. Ma come detto, il centro che passerà agli annali è quello al minuto 95 di Fresina. Asola in semifinale, dove trova lo Sporting Pegoniaga, che si prende l'altro scalpo regionale, quello del Porto. Il secondo accoppiamento che deciderà l'altra finalista è invece Poggese-Rivarolo. C'è anche un campionato da portare a termine con le finali con l'Asola protagonista. Ne parliamo fra poco, ma Paolo, che soddisfazione. Era probabilmente il quarto più bello, sicuramente, ma più complicato possibile. Il governolese ha dei giocatori che giocano in promozione titolare in quella squadra. Sì, noi sinceramente ci aspettavamo una partita molto diversa e di soffrire parecchio, e non escludevamo anche di prendere un'imbarcata da una squadra che è una corazzata, che già l'anno scorso aveva fatto bene, quest'anno ha dominato il campionato regionale B, strameritando la promozione, quindi andrà nel regionale A. Sapevamo che avevano anche delle buone quote, che forse avrebbero potuto giocare, infatti nel secondo tempo sono entrate. E noi avevamo i nostri giocatori di prima squadra, che comunque si sono più volte presentati con la Juniores, abbiamo rinforzato un attimino la nostra Juniores, e abbiamo saputo affrontarla nel modo giusto. In modo, personalmente l'ho trovata sorprendente, perché dal 24esimo eravamo 2-0 in modo legittimissimo, loro non avevano fatto quasi un tiro in porta, e noi con due azioni, soprattutto la seconda strepitosa, sì, avevamo mandato l'esterno sinistro decisivo in quel frangente. Il nostro errore è stato lì, e concedere quell'azione lì, l'unica azione pericolosa del primo tempo della governolese, loro ci hanno freddati, era fuori gioco dubbio, ci stava, cioè l'arbitro, tra l'altro l'arbitro era girato dall'altra parte, perché abbiamo analizzato le immagini, Ballasina era girato dall'altra parte, quindi non avrebbe neanche potuto vederlo. E Frecciatina ci sta sempre, agli arbitri di Mantovani ogni puntata ce n'è una. No, per carità, no, ma io Ballasina tra l'altro lo conosciamo, è di Castelgofredo, è giovane, è cresciuto tanto, e tant'è che gli è andata una partita importante. Assolutamente, di partite importanti, adesso l'Asola Juniors ne ha parecchie, perché da una parte abbiamo detto Asola Pegoniaga, semifinale Faveri, dall'altra Asola contro, e qui abbiamo il Gonzaga sì, seconda del girone B, semifinale per il titolo. Sporting Pegoniaga che ha vinto l'altro girone, quindi qui abbiamo il meglio del meglio. Adesso bisogna fare, come dire, dare seguito a un happy end che gli ultimi anni non hanno portato. Sì, io non so adesso se devo star zitto o dire quello che penso, perché io in genere non sono scaramantico, e due volte abbiamo perso le semifinali, ecco, con questa squadra. Con i 96 abbiamo perso, 4 anni fa abbiamo perso a Ostiglia la semifinale, la DAC, dove noi eravamo secondi e loro primi, e vincevamo 2-1 noi, e anche lì è stata una prodezza dell'arbitro che ci ha, ecco, seconda crociatina stagione di puntata. Purtroppo non mi piace attaccarmi agli arbitri, ma la realtà storica è quella lì. E l'abbiamo persa 3-2. Due anni fa abbiamo perso con questa squadra la semifinale allievi, sempre la DAC, per cui io quando ho visto che la DAC non si qualificava ero molto contento, perché una terza volta eliminato ancora dalla DAC non mi sarebbe garbato tantissimo. Adesso Pegoniaga da una parte e Gonzaga dall'altra, insomma l'Asola è la favorita, ma fino a un certo punto, perché ricordiamo visto che lo quello Sporting che abbiamo fatto con la governolese, teoricamente potremmo diventare favoriti, però sapete che una partita la azzecchi, poi magari ti credi di essere arrivato. Noi lo sappiamo che non siamo arrivati, potrebbe benissimo venire Gonzaga a fare un partitone sabato, e noi cercheremo di giocare come sappiamo giocare. Se giochiamo in quel modo lì, abbiamo buone possibilità di andare avanti. Abbiamo visto a Coppa Faveri, siamo stati un po' sfortunati col sorteggio a beccare la governolese, ma ce l'abbiamo fatta. Anche lo spot, cioè sono venute tutte di qua, le regionali e le due vincenti dei campionati provinciali, tutte da un lato. È stato, diciamo, un sorteggio un pochino squilibrato, squilibrato carta. Matteo, che è un grande conoscitore del mondo giovanile, che idea si è fatto di questa coppa? Sorteggio una pillola, ma magari anche sull'Asola, che da 3 anni è una delle migliori squadre a livello junior, ce la può fare? Ma secondo me è la favorita. Adesso sono contento che non sia scaramantico il direttore qua vicino a me. Secondo me è la favorita, perché già ha vinto il proprio campionato con ampio margine, e a maggior ragione adesso nel finale di in queste partite qua decisive
essendo la prima squadra, ormai avendo già finito i giochi della prima squadra, può usufruire di giocatori importanti, di giovani importanti che hanno in prima squadra, perché prima Ottolini fa parte della prima squadra, Dossena fa parte della prima squadra, i vari Fresina fa parte della prima squadra. Insomma, ce n'è, non ce sono rinforzi da poco. Assolutamente. Giacomo, la tua visuale sui svincoli decisivi anche qui della Juniores, Pegoniaga ha fatto molto bene in stagione. Guarda, sì, Pegoniaga tra l'altro dopo 35 anni una formazione è tornata a vincere la Juniores, quindi questo testimonia il grande lavoro che ha fatto mister Portioli. Ma però tirò anche Gonzaga, non è semplicissimo, perché Gonzaga l'anno scorso ha perso la finale col Curtatone, quindi è anche una squadra ben attrezzata e abituata a giocare le buone partite. E tra l'altro il girone A è stato combattutissimo quest'anno della Juniores, proprio solo alla fine si è stabilito chi tra Gonzaga e Sermide avrebbe avuto l'accesso alle finali, quindi insomma è stato veramente molto, molto duro, ma sono convinto che il Gonzaga venderà cara la pelle. Prima di salutare i nostri ospiti, ecco, abbiamo le immagini di un'altra grande soddisfazione, occhio al gol che fanno in contropiede, qui mi ricorda un Milan Paris Saint Germain, Savicevic e Boban, beh qui non esagero, ma comunque esordienti, contropiede perfetto, vanno a far gol, è l'Asola che gioca un torneo amichevole ma con compagini professionistiche, la Garda Cup, terzo l'Asola, Paolo. Terzo nelle finali, avevamo qualificate due bresciane, due mantovane, due veronesi e due trentine, con noi c'era lo Sporting, divise una per girone, noi ci siamo qualificati già sorpresa per la finalissima che era domenica, tra le quattro, e ce la siamo giocati e siamo arrivati ai terzi ed erano partite in 32 perché erano 8 per provincia. Questo gol nello specifico è alla Virtus Verona? No, questo qui è stato il Remo Mori della settimana prima che ci ha qualificato, questo qui è stato decisivo per qualificarci al secondo posto del girone. Perdemmo solo contro la Virtus 3-0 ieri, l'altro ieri abbiamo fatto 2-2 e non ci è andato un rigore clamoroso, ecco, terzo. Tanto per cambiare. Triplice fischio sulla trasmissione, facciamo così, ringrazio e faccio un in bocca al lupo di cuore, come dire, trasversale ad Augusto De Freitas per sabato e per tutta la carriera, grazie di essere venuto a trovarci. Grazie mille. A Matteo Tenedini, grazie. In bocca al lupo. Crepi. Paolo Salvi, in bocca al lupo, non aggiungo altro, faccio un in bocca al lupo anche agli avversari perché ormai siamo tutti mantovani. Giacomo, ci vediamo prossima. Martedì, ciao, arrivederci. Programma realizzato in collaborazione con... Abbiamo scelto la tecnologia, per questo garantiamo i risultati dei nostri interventi. Carrozzeria Zucconi, veloci, affidabili e convenienti, grazie all'arco dessicazione che riduce tempi e costi. Carrozzeria Zucconi, a Mantova, in via Maestri del Lavoro. Polisport, distributore di articoli sportivi tecnici, produce le scarpe da calcio VPS in vera pelle e fatte su misura. Risolvono problemi di vesciche, talloniti e tendiniti. Possibilità di personalizzazione con scritte e colori a vostra scelta. Vieni a provarle da Polisport a Mantova.